Questo vlog inizia da qua. Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. In realtà, buongiorno sto par de ciufoli. Sono le 19:21. Cioè, no, non è per niente buongiorno. E non è per niente buongiorno per un sacco di motivi. Allora, a parte che sto... Dica. Sto indossando la maglietta del merch con la scritta credo solo in me. Ma quanto è bella, quanto mi piace sto colore, mamma mia. Caio è un disturbatore seriale. Lui non vive finché non accendo la telecamera. Adesso vi spiego cosa sto facendo. Dice giustamente che stai a fare della tua vita in generale. Non lo so manco io. In quest'ultimo periodo ho mancato dei video. Buonasera. Perché sono stata male. Ma che cosa è successo? Invece di vloggare, volendo fare dei video. Allora, tutti quanti però, allora, mannaggia. Aspetta, devo accendere il trapano. Dicevo. Dove stanno? Cosa? Le lattine. Le lattine. Lontano. Dicevo. Mi sono fatta un sacco. Le pattine, amore. Non lo so. Non ne ho idea. Le ho trovate. Bene. Ottimo. Mi sono fatta un sacco di problemi nell'ultimo periodo. Giustamente di. No. Cosa? Noi! Io non ho sentito niente, tu hai sentito qualcosa? Vada male. Ma tutto a posto, guarda, c'è niente? Non c'è nemmeno del rosso. No, sai perché mettiamo del... No, mettiamolo del rosso. Fidati, una maglietta. Sai che mettiamo? Sai che cosa mettiamo? Ti sei appena tolto la maglietta? Ma perché? Oh, molto meglio col ghiaccio. E non è successo niente. No. Stiamo facendo anche musino. Però che... Oddio, mi stavo affogando. Che cosa è successo? Perché ti sei fatta la bua? Che è successo? Non stavo correndo. Stavi correndo? E dov'è che stavi correndo? Lì. Dove avevamo detto non correre? Sì? Ti avevamo detto non correre lì? Sì? Te l'avevamo detto? Ah, sì? Quindi la prossima volta che facciamo? Se mamma ti dice e Ale ti dice di non correre, tu? Dimmi, stai cercando l'approvazione di qualcuno? Non corro. No, che cosa? Dimmelo qui, non sei. Non corro. Non corre. Insomma, in questo ultimo periodo, stando male, mi sono fatta un sacco di problemi su cosa pubblicarvi e molto spesso ho saltato dei giorni dei video, cosa che giustamente anche a voi ha dato super fastidio, perché volevo portarvi dei video un pochino più sistemati, un pochino più carini e non i soliti vlog. Però ho notato giustamente che adesso, stando tutti a casa, in moltissimi si sono messi a fare vlog. Quindi ho detto, senti, dato che io sto male, comunque stanno tutti a casa, da parlare c'ho un sacco da parlare, di dive c'ho un sacco di dive, l'unica cosa è che non riesco a truccarmi più di tanto perché non riesco proprio a stare lì ferma perché c'ho un sacco di nausea, quindi stare lì ferma a mettermi in mascara raramente riesco. Ho degli orari strani perché sto appresso appunto alle nausee, quindi a sto punto faccio anch'io i miei soliti vlog perché io l'ho sempre fatti, cerco di rendermi partecipi e quindi di non staccare mai, di non fare mai un giorno di pausa di video solo perché non ho video da pubblicarvi, quindi faccio dei video più semplici ma ve li faccio e non vi lascio mai senza. Non che non ci saranno anche la posta dei tesori, get ready, i mukbang, che comunque ci sta un po' più di struttura, nel senso che comunque mi devo mettere per forza in delle posizioni particolari nella casa, un po' più scomode per me in questo momento, oppure comunque mi devo organizzare in qualche modo. Ecco, queste cose ci saranno, però se non ci saranno comunque non vi mancheranno video, perché comunque farò anche video più semplici tipo i vlog, giusto? Quindi staremo sempre insieme, però anche con dei video più semplici. Sì, perché in pratica mi stavo a fare un sacco di problemi, raga, ma veramente tanti, perché cioè ci sta. Non voglio portarvi video brutti e non saranno brutti, semplicemente sono un po' più semplici, tutto qua. So che non sembra, però dietro anche un video stupido e c'è tanta roba dietro, quindi per questo. Comunque, noi adesso ci facciamo le coccole
e ci vediamo tra 5 secondi, anche perché io sto finendo la grafica del video di oggi, che è sovraesposto e quindi non si vede. Eccoci! Adesso ve lo finisco e ci vediamo tra poco appena ho finito. Piccola pausa, cena. Ci stiamo vedendo anche tutti quanti un film. Oggi siamo andati sul super classico, bastoncini e patatine e un pochino di ketchup. Super super classico, raga, oggi non c'avevamo tempo, è super tardi. Yes. E questo è Shrek. Yay! Noi ci siamo bellamente addormentati, quindi questa è la mattina successiva. Buongiorno. Dobbiamo fare piano perché è molto presto. Buongiorno, si sarà bella sera. Io mi sento un pochino la mia versione di nonna Chiara, perché tipo verso le 9 di sera io sto già a dormire. Il che è anche un bene per lei, perché comunque non sta perdendo gli orari. Oh, a volte mi sono svegliata di giorno e l'ho fatto bene. Sì, perché di solito si sveglia in preda la notte magari perché ha fatto un brutto sogno oggi, no? Mi sono solo svegliata la notte perché mi scappava dalla bebè, dovevo... Pensavo che stavi sul letto e ti dicevo... E invece mi ha trovato in bagno perché non stavo bene. Esatto, dovevo fare. Sì. Allora, che facciamo stamattina di colazione? Il Nesquik con le ripane di stelle. E hai detto che lo fai tu? Ok, non sono cannucce in plastica. Allora, vai. Oddio, ma questa è leggermente sporca, cavolo, la devo cambiare, aspetta. Guardate un po'. Allora, piacciono un sacco queste cose, vero? Gli piacciono le cose piccole e le forchettine piccole e tutto ciò che può essere piccolo. Vi faccio vedere, questa è la mia tazza, questo è... Tu sei buona. Allora, iniziamo a preparare questo Nesquik. Con la manina, stato calma. Keep calm e fammi bere la mia mini acqua. Madonna mia. Non troppo, mamma, perché ribadisco, è il mio primo latte. Mamma, mi sono emozionata, sono mesi che non lo posso bere. Perché la mattina non riuscivo a reggere niente. Adesso invece, per quanto ancora do di stomaco, mi sento meglio. Sì, non la riempo tutta la tazza perché non ne beve tanto di latte. Là. Ah, cavolo, lo dobbiamo riscaldare. Ma io non so se quella tazza può andarci nel microonde la mia. Devo cambiare tazza un'ottima volta. Oh, mannaggia. Non avevo calcolato il fatto che deve andare in microonde. E siamo a quota 3. Sì, siamo a quota 3 tazze. Wow. Wow. Che a parte stiamo facendo colazione con tutti questi mini bimbi che si era portata ieri sera per giocarci. Sono troppo carini. A me 2 cucchiaini, per favore. Belli pieni. Uno. E? Ma che ce la fai? Ma che ce la fai? E 2, brava! E mescoliamo. Stai veramente coprendo la cosa che hai buttato mettendocelo sopra? Cioè, hai buttato della polverina e l'hai coperta mettendoci questo sopra? Beh, sì. Sei un genio. Lara, hai il cucchiaino al contrario. Ah. Non è il cucchiaino. A me 3 cucchiaie. Ok. Ti piace molto il cioccolatoso, eh? Tanto, tanto cioccolatoso. Mescolo un po'. Questo è uno dei pochi metodi per farle fare colazione, perché lei non la fa mai, il cioccolato. Oh, piccolo assaggio. Nami, 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 nami. Guarda che è soddisfatta della sua vita. Mamma mia, la soddisfazione. È una soddisfazione incredibile. Oh, ma a proposito, tu che tazza c'hai? Di un po'. Yes. Di Elsa e di Anna, scusa, posso? Quella che ci ha regalato la zia Gisi? Oddio, aspettate che sono messa scomoda. Zia Gisi sta bevendo con la tazza tua. E noi che abbiamo visto ieri? Abbiamo visto la tazza tua. Sì, ed era stupendo. Io ho pianto dall'inizio alla fine. Vabbè, non ce n'è. Combatti. Oh, è ammazzata. 3, 2, 1. Buono. Buono, sì. Uno a te, uno a me. Cin cin. Signora. Inzuppare. E... Oh, ma senti quante robe fa. Assaggiare. Allora, raga, è successo tipo una cosa, e ora ve ne parlo, e però insomma adesso ci siamo messi un attimo a letto perché è successa questa cosa. E è stata mamma. Sì.
E niente, quindi adesso stiamo giocando alle LOL con Lara. È tipo indovina chi, ma con le LOL ed è super divertente. Lei è un'imbrogliona a giocare, ma proprio un'imbrogliona pazzesca. Però ci si diverte. E in più stavamo anche guardando Piovono Polpette. Io sono giorni che vi appoggio sempre in giù, in basso. E praticamente ho la faccia che è più grossa di quello che è. In realtà è perché vi appoggio sempre in posizioni molto poco favorevoli alla mia fisicità. Comunque, allora, niente, in pratica che cosa è successo? Io adesso sono praticamente le 4 e sono ancora qui sdraiata a letto, perché a parte che a quest'ora mi viene sempre una grande nausea, cioè a quest'ora è proprio, non so perché, ma per me è peggio che la mattina. Cioè la mattina metto, cioè do di stomaco, ma quest'ora tipo 4 e mezza, 5 per me è bruttissimo, non so perché, non so dirvi perché. Comunque, fatto sta che praticamente è successa questa cosa. Non so dirvi bene la dinamica, perché è successo tutto in 30 secondi. In pratica stavo andando ad aprire la finestra della cucina e per terra era leggermente bagnato e ho messo il piede male, non lo so, ho preso e ho fatto questo vroom, cioè sono proprio scivolata totalmente in avanti. Fortuna ha voluto che sono però caduta di sedere, cioè proprio di sedere, cioè non so come dire, ho fatto proprio questo boom. Quindi sono riatterrata di sedere, mi sono fatta male perché mi fa male il sedere. Io poi ho dei problemi con la schiena in questo periodo, quindi mi fa male la schiena, mi fa male il sedere. Ho battuto il ginocchio perché il ginocchio poi si è storto tutto, quindi l'ho battuto. Ovviamente il mio primo pensiero è stato per il bambino o la bambina, perché cioè ok, io mi sono fatta male, ma avevo più che altro paura. Non mi è mai successo di cadere. Nella mia precedente gravidanza non sono mai caduta, e però ho sentito tante storie brutte di donne che cadevano e succedevano cose brutte. Quindi diciamo che il più è stato lo spavento. Ho chiamato subito tutte quante e mi hanno detto che praticamente, cioè, se non hai perdite, se non hai dolori al basso ventre eccetera eccetera, non è successo nulla. E pure mia mamma mi ha detto: stai a letto, stai a riposo un attimo, vedi un attimo come va la situazione, però sto bene, cioè sto veramente, a parte il sedere e il ginocchio, sto bene. Quindi non ho avuto perdite, non ho avuto niente, quindi per fortuna sembra veramente che per una volta posso dirle, il fatto che sto grassa ha aiutato, perché secondo me il grasso ha attutito un sacco la caduta. E vabbè raga, finiamola a ride, che devo fare? Tra lo spavento, il fatto che comunque onestamente mi sono fatta male, vi ripeto, a questi due punti, e il fatto che comunque è successo tutto in un lampo, mi sono proprio spaventata, in più il pensiero per il bambino barra bambina ovviamente è stato tanto. Quindi diciamo che l'insieme, ho passato delle brutte ore, mettiamola così. Anche Lara si è spaventata tanto, infatti mo sta giocando un attimo in camera sua. Per la botta, lì per lì, distinto, ho fatto aia perché mi sono fatta male, però quell'aia era proprio de core. Lara si è spaventata, cioè mi dispiace che mi è uscito proprio perché mi sono fatta proprio male. Quindi lì per lì ho fatto aia, però lei, ho visto perché ce l'avevo davanti, cioè si è proprio irrigidita, si è spaventata tantissimo. Oggi, cioè per oggi, sto evitando di fare delle robe che dovevo fare, che mi ero prefissata di fare. Oggi evito, sto tranquilla un attimo, anche perché c'ho il ginocchio che mi sta fa male cane. Quindi sto un attimo ferma, tranquilla, tranquilla, e poi insomma da domani ritorno normale. Tutto bene quel che finisce bene, poteva andare molto peggio, poteva succedere cose brutte, non ci voglio manco pensare. E vabbè, e meno male che sto caduta da sedere, meglio che mi fanno male a me le cose piuttosto che al pupo, la barra pupa, cioè mai sia. E niente, quindi ci vediamo domani, ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale. E vi voglio un mondo di bene, sono tutta scornocchiata, mi fa male tutto. Oddio, ho scrocchiato, non so se sentite in telecamera, ma mi scrocchiano le ossa. Bene, ci vediamo domani, ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale. Vi voglio un mondo di bene. PPS, non fate come me, se il pavimento è bagnato fate attenzione a camminare, perché io rinco con berita come stavo stamattina, non l'ho manco visto. Infatti una volta che sono caduta ho detto porca miseria, ma qua è bagnato. Lasciamo perdere raga, state attenti, vi voglio bene, love you. Bye bye.
bye, 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 bye.